Allora, abbiamo qui i due operai che sono stati licenziati da NCA. Per prima cosa volevamo chiedervi se ci raccontate la situazione che ha portato a questo stato di cose, a questo licenziamento e a questo presidio. Niente, cosa c'è da dire? Che noi abbiamo ricevuto questa lettera di licenziamento immediato, tutto dovuto al fatto che loro nella nostra portineria vogliono personale che sia armato e sappia la lingua inglese. Noi siamo rimasti perché dopo 30 anni, insomma, che siamo all'interno di qua, che abbiamo sempre svolto le nostre mansioni, tutto per bene, tutto corto, ci troviamo con un calcio nel sedere fuori senza aver combinato nulla e niente, cosa c'è da dire? Soltanto che Ma quali sono i passi che finora sono stati fatti per sensibilizzare i colleghi, per sensibilizzare la proprietà, cioè per attaccare la proprietà e per sensibilizzare la cittadinanza? Niente, questa è stata una nostra presa di decisione, insomma, di fare questo incatenamento perché ci dispiace sia per noi per come si è andate, poi per le altre persone che sono all'interno del cantiere, cioè di non trovarsi fuori anche loro, invece insomma, non hanno risposto anche loro a come doveva andare questa vicenda qui, ci siamo ritrovati ora qui da soli, ora vedremo come non è, vedremo che strada prende. Da Noi parte. continuiamo il nostro. Per la nostra strada e vedremo un po', sperando che non ci abbandoni nessuno. E da parte della cittadinanza, da parte delle realtà organizzate, c'è stata solidarietà, i Sì, sindacati. tutti, no? La popolazione hanno risposto e continuano tuttora, quindi noi insomma l'amarezza è tanta e cerchiamo di andare avanti e vedere di fare al meglio.